Primi tre punti e primi applausi degli 800 del Fadini per il nuovo Giulianova targato Tiziano De Patre, che gioca un buon primo tempo, soffre nella ripresa, quando però riesce a trovare il guizzo risolutore, che poi viene blindato con un finale tutto a cuore. Superata la briglia dei tanti abruzzesi, con l'ex capitano Giuliese Croce in mediana, l'ex portiere del Chieti Bifulco in campo con la fascia di capitano ed il tecnico Vivarini, a Chieti fino a pochi mesi fa ma già allenatore della Berretti Giuliese. Vivarini che lascia in panca il polacco Branicki e parte con la coppia d'attacco Foderaro-Ceccarelli. De Patre opta per il rombo di centrocampo con Daniello davanti alla difesa, Bontà e l'ottimo D'Alessandro ai fianchi e Valori, bene nella prima mezz'ora, dietro le punte Carbonaro e Morga. Primo tempo di chiara marca giallorossa con le geometrie di D'Alessandro ed il dinamismo di Carbonaro. L'Aprilia all'esordio tra i pro sembra bloccata. Dopo le prime schermaglie, Giulianova pericoloso al 18° con la staffilata di Girolamo D'Alessandro a fil di traversa. Ancor più ghiotta la palla gol del 27° con Carbonaro che semina il panico sulla destra, assist invitante per Morga che sotto porta sbuccia e l'Aprilia in qualche modo si salva. Attimi di nervosismo a ridosso della mezz'ora con Ceccarelli di Terni che non tollera alcune rimostranze di De Patre e lo espelle. Il tecnico certo non la prende bene. Ma una decisione di raffrettata è poco. Ho detto che le parole sacrosante, la palla non è uscita e lui mi ha buttato fuori. C'è uno che dice guarda che la palla non è uscita, ma non ho offeso nessuno, non ho offeso. Nuovo sussulto al 38° con la punizione di D'Alessandro incontrata da Cavasinni, traversa piena ma per Mertino di Torre Annunziata il terzino giallorosso era in offside. Allo scadere di frazione l'Aprilia si affaccia per la prima volta seriamente dalle parti di Merletti e rischia di colpire. La botta di Buonaiuto a colpo sicuro trova la respinta di Cavasinni. L'occasione dà coraggio all'Aprilia che ad inizio ripresa sorprende i padroni di casa. Ceccarelli trova un varco per Foderaro al terzo ma Merletti è attento. Decimo, gran volata di Siclari sulla sinistra. L'esterno va al cross per Ceccarelli che infila Merletti. Fadini gelato per qualche secondo. Per Monetta di Salerno la palla aveva già superato la linea di fondo al momento del traversone. Capovolgimento di fronte e Carbonaro va giù in area sull'intervento di Aquino. Tutto regolare per Ceccarelli di Terni che fa proseguire. Quarto d'ora, spunto del solito Carbonaro che scambia con Cavasinni e impegna Bifulco. 23° il momento decisivo, contropiede Giuliese con Morga che apre per Valori, steso in scivolata da Giovanni Esposito. Stavolta il rigore c'è anche per Ceccarelli e Ciccio Daniello dagli 11 metri è freddo e preciso, 1-0. Bifulco intuisce ma non può nulla. Girandola dei cambi per i due tecnici e finale per il Giulianova complicato dall'espulsione per somme di ammonizioni di D'Alessandro, secondo giallo per un fallo di mano su tiro di Salese. Giulianova in 10 e Croce che alza troppo la mira da piazzato. Ultimo brivido con l'incursione di Calderina al 45°. Salese non è preciso ed allora i giallorossi festeggiano la prima vittoria, utile per dare fiducia e morale a De Patre e i suoi ragazzi. Abbiamo fatto una bella gara, una buona gara sicuramente. Visto che avevamo dei ragazzi che giocavamo questa squadra per la prima volta assieme, molti ragazzi senza preparazione o con poca preparazione, però la squadra è stata bene in campo, dove non siamo arrivati con la testa e con le gambe, siamo arrivati col cuore, quello anche il pubblico l'ha visto e ci ha dato una mano nel finale di partita dove eravamo un po' stanchi. Al 94° anche gli applausi del Fadini, il che non dispiace affatto. No, non dispiace affatto. Noi, uno dei miei obiettivi è quello così, di riportare il pubblico qui al Fadini. È stato sempre negli anni il 12° in campo, però questo si può fare solo con risultati e con una squadra che lotta dal primo all'ultimo minuto, che poi uno può vincere, può perdere. Se i tifosi vedono lottare dal primo all'ultimo minuto capiscono. Giulianova ha fatto una gran partita, bisogna dirlo, bisogna riconoscerlo, soprattutto su questo campo è stato molto aggressivo. Il primo tempo hanno vinto tutti i contrasti, hanno vinto tutte le seconde palle, quindi questo è un segnale che i miei giocatori devono capire. Nel momento in cui abbiamo registrato questo, nel secondo tempo siamo stati più in palla e abbiamo preso in mano il gioco. Abbiamo creato diverse situazioni importanti, però abbiamo fatto un'ingenuità veramente madornale sul gol, sul rigore e questo ci ha comportato il risultato, però è chiaro che noi dobbiamo pensare a migliorare.